siamo pronti per presentare una nuova band che cercherà di calcare il palco della Vica Rock 2019. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Allora, voi siete una band inedita. Esatto. Vi chiamate? Carmelo Pinna featuring La Stanza Rossa. Quindi tu sei Carmelo Pinna. Esatto. E lui è La Stanza Rossa. Una Stanza Rossa. Tu sei una Stanza Rossa, capito? Immagino che mancheranno dei componenti della band oggi, ma ovviamente se dovesse passare la selezione calcheranno anche loro il palco dell'Avica, ma saranno loro a deciderlo. Che genere di musica fate, fai in questo caso? È una bella domanda. Sono stato definito in tanti modi. Quello che fa una musica particolare, quello che fa la musica strana. Il mio produttore mi ha detto sei triste. Io in realtà non mi sento molto triste. Quindi diciamo che facciamo pop rock. Indie rock, sì. Ecco, Indie rock alla Marco Masini, insomma, diciamo. No, più che altro agli After Hours. Non lo so, io ascolto quello che mi dicono e va bene così. Ma sì, poi alla fine, insomma, è il giudizio del pubblico quello che... Poi, insomma, se va bene, anche se è triste, perché no? Ma comunque noi ascolteremo qualcosina, perché so che ci avete preparato un piccolo intro da far ascoltare a chi ci guarda da casa. Allora, ditemi velocemente per quale motivo gli amici a casa dovrebbero votare proprio voi. Perché per definizione sono anti-arte. Così. Aspetta, che significa anti-arte? Significa che una persona come me, un musicista come me, non può fare musica propria, perché io faccio tanta musica di altri e quindi mi hanno etichettato come anti-arte. E allora vorrei avere un piccolo spazio, come quello dell'Avica, per dimostrare che è vero che faccio musica degli altri, perché mi piace, ma qui dentro ci sono anche cose mie che vorrei far ascoltare. Quindi è una rivincita, insomma. Sì, esatto. In pratica tu fai cover di altre band, di altri cantanti, e vuoi riscattare questa figura che ti ha appioppato ormai da... Uno non esclude l'altro. Ah, ovviamente, assolutamente. Allora... Non è così, invece. Per qualcuno non è così. Boh, sarete voi a deciderlo. Io direi a sto punto di ascoltare qualcosina e vediamo se da casa riescono a carpire questa arte che in realtà, secondo me, c'è. Ci vediamo tra pochissimo. Anti-arte io non credo proprio, cioè ascoltandoti, anzi, sembrava veramente bella la canzone, ma ovviamente saranno loro a deciderlo. Allora, ditemi un attimo quali sono i componenti che mancano. Tu ovviamente sei chitarrista, cantante, immagino. Sì. Solista, insomma, tutto tu. No, io anzi lascio molto spazio. Abbiamo una stanza e quindi... Giustamente, rossa poi tra l'altro. Sì. Tu invece sei? Io sono Brick, il batterista. E mancano, ditemi i nomi dei componenti. Manca Vittorio, il chitarrista. Ed Emanuele, il bassista. Ragazzi, non vi ricordate neanche i componenti della vostra band. Sta cosa non va bene. C'è un motivo perché Brick non se li ricorda. Dimmi. È perché Brick entra e esce da questa stanza tante di quelle volte che poi... Quando mi perdo qualcuno, quindi... Vabbè, se lo ricorderà solo se voi... voterete questo video e darete la possibilità a loro di calcare il palco della Vica Rock 2019.
Io vi faccio i miei in bocca al lupo. Speriamo di vederci il 7 e l'8 di settembre. Con voi, ovviamente, ci vediamo a Via Grande, Parco Antonio Niante, la Vicarock 2019. Ciao.